credo che abbiamo fortemente voluto, io ho scritto perché siccome devo limitare i tempi, di solito ho preso questa abitudine, me l'ho solo limitato anch'io, 14 minuti, provato, riprovato, ci stiamo dentro. Abbiamo fortemente voluto che questo appuntamento provasse a volare alto, riportando al centro della riflessione il tema vero dell'Expo, il cibo, l'acqua, i beni comuni. La qualità di quello che ci hanno proposto gli oratori mi pare ci permetta di poter dire, già adesso, non ho ancora finito, che ci siamo riusciti. Posso quindi affrontare il mio argomento, le aree Expo, apparentemente laterale rispetto al cuore del tema, con serenità, senza il timore di allontanarmi da quella centralità, i temi dell'Expo, che noi vogliamo ribadire. Per moltissimi anni, l'avvicinamento della città al 2015 ha seguito due binari sostanzialmente autonomi. L'uno, che è stato assolutamente privilegiato, è quello del grande evento in quanto tale, con il suo carico di aspettative economico-affaristiche. L'altro, quello dei contenuti specifici del tema prescelto, per molto tempo è stato confinato in secondo piano. Mi spiego. Nel corso dei primi anni 2000, i potentati economici della città e i governi di centrodestra che l'amministravano erano alla ricerca di occasioni per il rilancio degli affari. In assenza di un reale disegno strategico, pensero di ricorrere alla passione miracolosa del grande evento. Si era già provato in passato, negli anni ancora prima, con l'Olimpiade, senza successo. Quando all'orizzonte compare l'opportunità dell'Expo, tornano a scaldarsi i motori e si muovono le pedine per cavalcare questa possibilità. La scelta del tema è perfettamente azzeccata. Lo slogan è pieno di suggestioni, visionario, affronta una questione universale, decisiva per il destino dell'umanità, il cibo. Che sia stato strumentale ad ottenere l'assegnazione dell'evento è chiaro da subito, almeno a chi sceglie di non essere cieco. Ma diventa una certezza esaminando gli avvenimenti successivi. Il tema quasi sparisce, resta sullo sfondo, in un angolo, pronto ad essere progressivamente ridimensionato non appena si presenta l'occasione. L'affossamento inglorioso del progetto ortoplanetario, indipendentemente dal giudizio che su di esso si potesse avere, ne è la cartina di tornasole. Ed infatti, poco alla volta, plasticamente, diminuiscono gli spazi per i paesi, soprattutto quello meno ricchi, e compaiono le multinazionali. Io ho capito tutto il giorno che Sala è venuto in commissione e ha detto: questa è l'area corporation. Era la prima volta che si metteva questo segno nello spazio dell'Expo. E poi compaiono le multinazionali, le sponsorizzazioni milionarie, eccetera. In realtà però la partita vera si gioca secondo i canoni vecchi e classici consolidati nel nostro paese della gestione dei grandi eventi. Olimpiadi, Universiadi, G8, ricostruzione post-catastrofi naturali, e sapete come sono andate a finire. Quali sono questi criteri? Il primo, la caccia ai fondi pubblici, costruendo un elenco di opere, grandi e piccole, definite come funzionali all'evento e che spesso non c'entrano nulla, o che sono un'occasione di spesa di dubbia utilità. Abbiamo pensato subito alle vie d'acqua, che però, come è stato detto, apro e chiudo la parentesi, sono anche un grande esempio del potere della mobilitazione dei cittadini sulle cause giuste. Esatto. Secondo, creazione di società ad hoc, con il corollario di poltrone, incarichi, assunzioni, consulenze. Terzo, appalti, subappalti, un indotto più o meno clientelare.
L'80% degli appalti, lo dice il dottor Cantone, responsabile dell'ENA, l'80% degli appalti su Expo non hanno avuto rilievi da parte dell'autorità contro la corruzione. Quarto, questo è molto significativo, bisogna pensarci su. Sottrazione pratica delle scelte tramite il ricorso alla pratica dei poteri commissariali con più commissari, subcommissari, delegati dei commissari, staff dei commissari, poltrone per decidere dove dovevano decidere i cittadini. Vi basti dire questo, che la metro 4, che sarà una delle cose più importanti che si faranno nella città nei prossimi anni, non è mai stata votata dal Consiglio Comunale, ma è stata votata con la firma a nome del Consiglio dei poteri commissariali e non avrà una stazione pronta per le risposte. E questo, aggiungo un altro aspetto perché è molto importante, perché si distrugge la credibilità della politica in questo modo. Perché se tu dici che gli organi istituzionali eletti sono un ostacolo a fare le cose e che quando si fa qualcosa bisogna ricorrere ai poteri straordinari, dai il messaggio che la politica non serve. Non serve la politica buona, quella della gente che elegge i suoi rappresentanti e pretende che li rappresentano, basta solo la politica di potere. Pensate quale carica di straordinaria di distruzione della democrazia. Tutto questo che dicevo è la classica modalità di trattare i grandi eventi, diventa una manda per i gruppi di potere politico-affaristici per il mai sopito intreccio tra politica e affari. Gruppi di potere che spesso si accordano in perfetta modalità associativa. E diventa anche quasi comica la cosa se non fosse tragica. Tanto è vero che la corruzione deve specializzare i suoi agenti. Avete visto nella vicenda dell'appalto c'era Frigerio, ex DC, che doveva curare una parte. Anche i corrotti si devono specializzare, come gli agenti si specializzano, no? Ci sono gli agenti corruttori che si specializzano e dall'altra parte Greganti che doveva coprire il fronte di sinistra. Talvolta però litigano, come è accaduto per le aree. Il conflitto tra la Moratti e Formigoni è stato lungo e pesante, alla fine prevale la soluzione Formigoni. Il luogo della decisione si racconta che non fu un palazzo istituzionale, ma un salotto di casa Moratti, anche qui vedete dove si sposta il potere, una domenica pomeriggio dell'aprile 2011, quando Cantone e Dermolli, fedelissimi di Berlusconi, si schierano per la proposta del Celeste. Partita finita. L'intera saga, per chi può interessare, è raccontata in un modo avvincente e anche divertente nel libro di Alessio Maglione, Dossier Expo. Fatto sta che Milano decide, cosa unica, lo ripeto, cosa unica, invece di usare terreni di proprietà pubblica, di acquistare l'area del sito da privati per un valore superiore ai 200 milioni di euro. Il gruppo Gavassi fa i suoi interessi e passa direttamente all'incasso, vende la sua parte. Fondazione Fiera, che come ha ricordato Piero Basso, e a proposito di conflitti di interessi, che come membro del comitato promotore aveva contribuito a scegliere un'area che era in parte prevalente di sua proprietà, aggiusta con quella, che non posso dire acquisto, la devo chiamare vendita e acquisto, perché Fondazione era venditore e acquirente al tempo stesso, pareggia i suoi conti e riesce a far quadrare i suoi bilanci, che altrimenti doveva portare in tribunale. Il peccato originale di quell'acquisto carica invece i debiti sui soggetti pubblici e getta un'ipoteca pesante sul futuro delle aree. Per la verità ci sono anche altri vincitori in questa strana lotteria delle aree Expo, poco citati e nell'ombra, ma molti lo sanno e chi non lo avesse e vuole approfondire, e sono gli operatori del grande insediamento di Cascina Mellata, contiguo all'area Expo e che vengono sostanzialmente miracolati.
Ma questa è un'altra storia, appunto, che studieremo un'altra volta, che non posso trattare qui. Così un'altra area, un'altra storia voglio ricordare, non fosse altro, e lo voglio fare ben volentieri, per rendere omaggio alla epica lotta di resistenza di alcuni lavoratori dell'ex Alfa Romeo, ed è quella dell'area di Arese, destinata, nel nome sacro di Expo, a diventare, fra qualche anno nuovamente, quando l'Expo sarà già passata, un grande centro commerciale. Il paradosso, che per me è una ferita ancora difficile da rimarginare, per me è una ferita, è che a dare il suggello alla vicenda ARE è un atto della nuova amministrazione Pisapia, che nel luglio 2011, poche settimane dopo l'insediamento, porta in consiglio e fa approvare il relativo accordo di programma. Abbiamo preferito di non ritornare qui a lungo sulla questione, su questa questione, su quella scelta che è di una subita continuità al passato, che non abbiamo condiviso e non condividiamo, e lo continueremo a ripetere. Abbiamo ritenuto invece oggi qui di prendere atto che questo Expo c'era, non l'hanno detto tutti quelli che hanno parlato prima di me, e da questa realtà bisogna partire per intervenire efficacemente da qui al 1 maggio, nei mesi del suo svolgimento, e guardando ancora più lontano verso un'eredità post-Expo positiva e duratura. Vigilare per evitare guasti ulteriori, è stato detto che non abbiamo mai vinto e dobbiamo sempre essere sull'avviso. Agire sulle criticità, mantenere alta la guardia contro corruzioni e i tentativi di infiltrazioni mafiose. Rovesciare per quel che riusciamo i limiti e gli errori in opportunità. Dico adesso, l'ho scritto in maiuscolo, il nostro impegno ruoterà attorno all'idea guida di operare per recuperare, difendere e valorizzare il tema dichiarato, purtroppo solo dichiarato, dell'Expo. Declinandolo nel nome nel modo più coerente possibile, con le elaborazioni emerse dalla reazione dei movimenti, realtà sociali, lotte popolari, che ormai in tutto il mondo rivendicano la sovranità alimentare, il diritto all'acqua, la tutela dei beni comuni. Per il dopo Expo noi abbiamo indicato da tempo il nostro obiettivo, che è quello che Milano riesca a diventare la sede di un organismo nazionale o sovranazionale legato alle problematiche dell'alimentazione o dell'acqua. O meglio, oppure, in ogni caso, che agiscano su funzioni riconducibili alla missione nutrire il pianeta, energia per la vita. Certo, ci vuole un ruolo forte della politica, fin qui assente. Noi chiediamo alle autorità di governo, lo abbiamo fatto nell'appello, lo facciamo da qui perché è molto importante questa assemblea che stiamo facendo, chiediamo alle autorità di governo di impegnarsi a fondo in quella prospettiva, più che sui biglietti staccati per visitare l'Expo, indirizzando con determinazione su quell'obiettivo i molteplici incontri che certamente si terranno in occasione dell'evento e mettendo a frutto la centralità e l'attenzione che agli occhi del mondo Milano avrà durante l'esposizione. Sul piano operativo, per quanto riguarda le aree, un primo punto fermo imprescindibile è quello di mantenere unitaria e pubblica la regia sulla gestione dell'area, evitare quello che viene chiamato in gergo lo spezzatino, cioè che quell'area venga spezzettata e in ogni posto qualcuno faccia quello che vuole. Anche perché occorre prendere atto, e ne dovranno prendere atto, che non c'è alcuna possibilità di successo un'operazione di mercato che miri a recuperare subito e nelle cifre previste le somme investite a causa della incauta e sciagurata idea di acquistare e poi infrastrutturare aree private. Infatti, il bando esperito con base d'asta 314 milioni è andato deserto ed è quindi la certificazione definitiva che quella strada non si può percorrere.
Il peccato originale non è superabile se non con una resa incondizionata ad operazioni puramente speculative, sul che e sul quanto costruirvi, cosa che ritengo, preferisco dirlo senza condizionale, cosa che ritengo non vorrà mai fare l'attuale governo della città. Il timore paventato che la Corte dei Conti chiederebbe, senza recupero di quanto speso, spiegazioni del perché di quell'acquisto a quei prezzi, non può condizionare buoni amministratori ed ancor meno può condizionare i cittadini contribuenti che semmai avrebbero diritto di vedere sanzionato davvero chi non ha tutelato l'interesse pubblico. Si sperimenti allora una soluzione, mi verrebbe da dire, alla greca, in cui gli enti pubblici che oggi governano la società Expo rinegozino con le banche, le solite banche, sono le stesse, Cascina Merlata, centri commerciali, le solite banche, e qui Lombardia ce l'abbiamo qua vicino, si rinegozi con queste banche il debito, si patrimonializzi la proprietà delle aree in vista di un futuro utilizzo delle funzioni che vi verranno insediate. Legato a questo vi è un terzo punto di ragionamento che vorrei proporre. Quell'area è stata fortemente infrastrutturata, costruita, cablata, dotata delle più moderne tecnologie. Non a caso uno degli appalti più importanti è stato definito della piastra, che non è propriamente verde filtrante, quando si dice piastra non si sa cosa c'entra. Ha senso di pensare di seguire la logica dello smantellamento di gran parte del costruito per poi passare alla ricerca di un nuovo sviluppatore? O non è più saggio ricorrere alla categoria del riuso e del riutilizzo, chiamando a raccolta le intelligenze migliori tra gli urbanisti e gli architetti, invitandoli a pensare come riutilizzare in chiave di funzione collettiva gli spazi a disposizione, fermo restando ovviamente che non si dovrà consumare, come peraltro l'esito del referendum, nessun'altra porzione di terreno libero oltre a quanto fin qui costruito? Propongo questa riflessione pensando anche con grande preoccupazione alla fase di smantellamento del sito, ad un'eventuale fase di smantellamento del sito, avendo, come prevedibile, poche risorse a disposizione e dunque con il rischio concreto di un degrado d'abbandono. Pensate a quell'area. Partirei da subito invece, come pure è previsto dal regolamento del PIE, con un confronto con i paesi che hanno costruito i loro padiglioni per verificare se non abbiano interesse a mantenere una testa di ponte in un luogo che si candida ad essere un centro di attrazione permanente. Questa è la nostra proposta, noi attorno a questo vogliamo lavorare, sui temi dell'Expo. Ed avere come antidoto antidegrado il fatto che questi spazi continuino senza nessuna interruzione temporale ad essere vissuti, affidandoli da subito alle università, a fondazioni, ad associazioni di scopo, a centri di ricerca, ad associazioni, per utilizzarli in attività strettamente connesse ai temi Expo. Penso che semmai sarà possibile un recupero economico e sociale degli investimenti su quell'area, esso passerà più facilmente dall'indotto legato a soggetti qualificati, studenti, ricercatori, delegati internazionali, studiosi, congressisti, che abitino e continuino a far vivere per molti anni a venire il sito, che non per la cessione per cassa ad un qualsivoglia sviluppatore speculatore. Non ho né gli strumenti né il tempo per entrare nei dettagli, e naturalmente non è questa la sede, ma confido che ci siano moltissime intelligenze e competenze che, opportunamente motivate e mobilitate, sarebbero in grado di trasformare una via possibile in progetti realizzabili. Ho solo messo in fila un percorso che mi pare semplice e anche, se permettete, di buon senso, che trasformi i limiti possibili in opportunità, perché ancora non la facciano da padroni logiche perverse puramente finanziarie.
Riassumo i passaggi in sintesi. Utilizzo dell'area per attività connesse ai temi del cibo, acqua e beni comuni, e che ciò e non altro costituisca l'eredità permanente di Expo 2015. Non quello strano albero della vita che non si capisce, che è solo costato miliardi, milioni di euro e che ci troveremo lì come immagine dell'Expo. Regia l'utilizzo dell'area, rinegoziando il debito. Riuso spinto degli spazi senza soluzione di continuità temporale per evitare il degrado. Anche nelle parole. No agli sviluppatori o pseudotali. Sì ad un conservatore pubblico e collettivo, al sovraintendente, come si parla delle cose che devono essere conservate, del bene. Spero di aver esposto il nostro indirizzo generale sulla questione in modo comprensibile. Voglio solo aggiungere una breve conclusione, questa è degli ultimi giorni. Non vi sarà sfuggito che proprio negli ultimi giorni, in particolare sul Corriere, si è lanciata l'ipotesi di trasferimento in quelle aree delle facoltà scientifiche dell'università statale. Non è chi non veda che quell'ipotesi rientra perfettamente nello schema di una grande funzione pubblica legata al tema dell'Expo, di cui noi, inascoltati, parliamo da anni. Si tratta delle facoltà di scienze di agraria, cosa un po' diversa dallo stadio di calcio e da altre amenità che ci hanno fin qui. Se si andrà avanti non faremo gli offesi, non avanzeremo rivendicazioni di primogenitura, né lamenteremo che non ci si riconosca il merito di averne parlato quando questa pareva un'eresia. Diremo, credo, finalmente si imbocca la strada ragionevole, con due postille tuttavia, dette con serenità ma con estrema fermezza. Una, noi ci siamo, ma non abbiamo nessuna intenzione di abbassare la guardia sia nel vigilare a difesa dell'interesse pubblico nelle modalità di un'eventuale realizzazione del progetto, sia per evitare che non sia l'ennesimo diversivo per calmare ora le acque, sopire l'attenzione, per poi magari dire che non ci sono le condizioni, non se ne fa nulla e tornare all'opzione immobiliaristica. Seconda, vi avvertiamo. Siamo pronti a trasferire armi e bagagli, come si dice, la stessa passione, la stessa intelligenza collettiva, la stessa determinazione dei cittadini e dei movimenti da ovest a est della città, dal sito Expo a Città Studi, di fronte al tentativo di speculazione che cambiano solo di luogo. Non si può fare lì, la facciamo di là. Perché la tutela del territorio per noi è dovunque un bene collettivo al quale non intendiamo rinunciare.